Entusiasmo alle stelle per l'attesissimo concerto evento di Radio Bruno in programma stasera in Piazza Cavalli a Piacenza. Sono previsti circa 7.500 spettatori, alcuni dei quali in centro storico da stamattina, per cercare di accaparrarsi i posti migliori. Grazie all'attivazione dei CAU, nei pronto soccorso della provincia di Piacenza si è registrato un calo del 45% di accessi per i codici bianchi e verdi nei primi 5 mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo pre-Covid. Dopo l'andamento instabile di giugno e inizio luglio, a Piacenza sembra finalmente essere arrivata l'estate, complice l'anticiclone africano, previsti picchi di 36 gradi. Il caldo fa incendiare un caricatore, auto a fuoco. Anche in provincia di Piacenza, precisamente a Fiorenzuola, Besenzone e Pecorara, si potrà richiedere e rinnovare il passaporto nell'ufficio postale. Il nuovo documento potrà poi essere consegnato da Poste Italiane direttamente a casa delle richiedenti. La qualità del vivaio è stata l'arma in più che ha permesso al Tennis Club Borgo Trebbia di conquistare la Serie A2. Uno dei giovani mattatori di questa stagione è Luca Galazzetti, talento purissimo e piacentino doc. Le altre notizie in tempo reale sono disponibili sul sito liberta.it.